Sì, ciao a tutti, sono Federico di Boatmasters Riparazioni Gommoni e Forniture. Trovate tutti i prodotti che vedete da noi utilizzati e rivenduti sul nostro store online che è boatmasters.it. Lo ripeto spesso perché poi nei commenti vedo nei video che dove trovo i prodotti, allora lo ripeto sempre. Ci trovate anche su Facebook alla pagina Boatmasters Riparazioni Gommoni e Forniture e abbiamo in contemporanea anche una pagina che è Nautiglu Italia che segue un pochino di più i prodotti d'eccellenza per la riparazione dei PVC che noi importiamo dalla Spagna dove sono fortissimi. Allora oggi volevo farvi vedere un attimo come avviene la lavorazione delle maniglie che poi queste le trovate sul nostro sito. Sono maniglie per gommoni da incollare, queste le produciamo noi. Sul sito trovate diciamo delle forme base che ho messo io che sono quelle più utilizzate, quindi con la stondatura, con l'angolo destra e sinistra, arrotondate, le trovate singole con la possibilità al configuratore di appunto configurare il colore. Adesso questi sono dei campioni di esempio per fare vedere le forme, si possono avere con tutti i colori disponibili dalla mazzetta Orca. Quindi col configuratore troverete, non so, base Arctic Grey con fettuccia nera con base arancione, Military Grey con base nera, cioè ci sono tutti i colori disponibili dalla mazzetta, li trovate sul sito e potete configurarle. L'altro servizio che offriamo è che trovate sul sito, ma c'è da scriverci sul numero WhatsApp, è la produzione delle maniglie, quelle lunghe, su misura, personalizzate, col colore personalizzato e con le misure personalizzate. Quindi non sono disponibili sul sito perché è troppo complicato, cioè ci sono troppe varianti, la larghezza, la lunghezza, la quantità di maniglie, i colori, non esiste un prodotto pronto sul mercato, queste vanno sempre fatte di volta in volta sulla richiesta, quindi dovete contattarci sul numero su WhatsApp con le foto del vecchio, con le misure del vecchio e noi ve le spediamo rifatte un pochino più larghe, un pochino più lunghe, un centimetro e mezzo per coprire il vecchio. Allora, e anche qui i colori si possono avere qualsiasi colore della mazzetta Orca, dal carbon ai lisci. Ricordiamo che tutte le nostre lavorazioni, dai carbon o anche ai lisci, vengono fatte sempre col tessuto 866. Vedete che sulla mazzetta, prendo ad esempio, ecco, Arctic Grey, vedete che ci sono varie qualità, il 215, 820, 828, 866, queste sono le varie grammature e quindi lo spessore del tessuto, la quantità di gomma che c'è sul tessuto. Noi utilizziamo solo l'866 sia per i tubolari che anche per tutti gli accessori. Utilizzare un tessuto spesso vuol dire avere più gomma, avere più durezza, avere più robustezza, quindi anche la forma e l'impatto estetico è sempre migliore di un tessuto molle e di scarsa grammatura. Noi utilizziamo solo l'866 per qualsiasi cosa, da un gancio alla maniglia, alla riparazione, insomma se un tessuto si può usare il meglio è giusto usare il tessuto più sicuro. Allora, oggi stiamo realizzando, ecco, oltre alle maniglie con le classiche con la fettuccia, diciamo, abbiamo realizzato, ma ci sono anche i video, quelli diciamo con i tenti bene o maniglie, falchette a corda, che sono bellissimi, un po' sottovalutati. Questi li facciamo noi con anche l'impiombatura, corda e impiombatura. Allora, le maniglie si possono avere sia con la fettuccia singola, come in questo caso, vedete che è sempre interrotta, quindi c'è lo spazio misurato tra una e l'altra, e anche col bordino, vedete questo bordino, noi facciamo sempre il bordino per rifinitura, quindi un centimetro e mezzo, due di bordo, e non il taglio netto che si sfilaccia e poi veramente brutto da vedere quando è incollato. Bordino che dà un'idea di rifinitura, quando poi è incollato si evidenzia e quindi dà un senso di rifinitura. Tutti i cantieri diciamo di un certo livello fanno gommoni con la rifinitura lì sul bordino, quindi bordino e fettuccia o singola oppure come in questo caso che è diciamo della nuova Jolly l'idea, dove sempre come sempre ci vedono sempre lunghissimo perché la fettuccia la fanno continua, vedete che in questo caso la fettuccia entra e esce ma è continua, non è interrotta, no? Entra esce, perché questo evita che negli anni, ovviamente questo è molto saldo, ma
magari dopo 15-20 anni, dove magari ci si appende, si appendono parabordi, vengono sforzate, la fettuccia, diciamo, può succedere che salta fuori, ok, si stacca da sotto. Invece in questo caso, come fa Nuova Jolly, numero uno, la fettuccia, essendo continua, evita diciamo il distaccamento. Allora oggi, a parte, diciamo, la teoria, ne stiamo facendo un bel po'. Come vedete, queste sono le fettucce, e adesso vediamo, diciamo, velocemente, così anche per curiosità, può essere anche carino per chi è appassionato, vedere come vengono realizzate. Come dicevo prima, sono fatte a mano di volta in volta, ed è anche un lavoro dove c'è tanto lavoro dietro, tanto materiale. Adesso vediamo velocemente i passaggi di lavorazione. Noi un po' le abbiamo fatte, me ne sono tenuta una da vedere con voi. Vedete, queste sono le fettucce che compongono poi la maniglia. Noi, oltre a usare il materiale l'8-6 secolo più spesso, quindi dando corpo e dando anche una rigidità alla maniglia, mettiamo un rinforzo interno alla fettuccia. Questa qui è la fettuccia aperta, vedete, questa è l'anima. Noi mettiamo dentro un'anima, diciamo, che è sempre il neoprene, ok, che dà ancora di più spessore e un bel tocco al tatto, e una bella sensazione di spessore. Ci sono maniglie senza l'anima che sono molli, stanno, ecco, vedete, vabbè, questo qui è un abbrobrio staccato da un gommone, cioè fatte da amatorialmente, guardate, senza anima, fatte con tessuti leggeri. Questo sarà un 215, vedete l'effetto qual è, c'è proprio una fettuccia molle, ok, insulsa lì così, guardate che brutta, fatta con l'866, prende e rimane una roba rigida, dura, e anche spessa, cioè il tocco alla mano, deve esserci anche una risposta alla sensazione, no? Mi tengo la maniglia, voglio sentire una cosa solida, cosa che non dà sicuramente questa qua, sta porcheria qui. Allora, vediamo un attimo come vengono prodotte queste maniglie. Quindi, una volta che abbiamo le misure, ci tagliamo la nostra fascia, viene carteggiata, questa è, diciamo, la base, viene fatta prima la base, carteggiatura, fettucce, le abbiamo fatte per la maggior parte. Adesso vediamo un attimo come chiudiamo la fettuccia. Allora, io ho già dato la prima mano, qui c'è da mettere una seconda e chiudere. Ovviamente noi utilizziamo e rivendiamo questo prodotto, che è la colla per neoprene, diciamo, un prodotto straordinario, e non perché lo vendiamo noi, ma è così, per incollaggio di neoprene e gomma. Se hai il neoprene lo trovate sul nostro sito, un prodotto straordinario, moderno, giovane, che va bene sia per i professionisti, per fare i tubolari, per fare la riparazione, che anche tanto per il fai da te. L'abbiamo studiato per il fai da te, perché è un prodotto semplice, cioè metto colla nella caraffa, metto il catalizzatore al 6% e dura le ore così, fluida, bella, pulita. È un prodotto, diciamo, innovativo, moderno. Tante altre colle altrettanto valide sul mercato, ma sono anche difficoltose, perché sono prodotti anche, diciamo, di vecchia generazione, che vanno benissimo, ma sono anche difficili da usare, perché dopo anche 10 minuti ci sono dei prodotti che diventano subito, si impastano, la colla diventa bianca, danno molti problemi. Questo è un prodotto, diciamo, nuovo, di nuova generazione, quindi veramente semplice, che va bene per i professionisti, come noi facciamo i tubolari, facciamo le riparazioni, anche cose anche delicate, al fai da te, alla toppa, funziona sempre, è un prodotto proprio semplice da utilizzare, e tutti quelli che hanno provato si sono trovati bene. Ecco, di questo prodotto, a parte le qualità, tiene o non tiene, tengono tutte le colle, è proprio la sensazione di feedback, la facilità di utilizzo che colpisce. Non sono capace a fare una riparazione, catalizzo, la faccio e tiene, perfetta, basta. Allora, qui c'è già la prima mano, vediamo sia la chiusura della fettuccia.
Siamo quasi a dicembre con la catalizzata al 6%, che è una misura che va bene, dura le ore. Questa qui la trovate fra 2 ore ancora così perfetta. Coprite con lo straccetto. Qui c'è già la prima mano, data stamattina. E già che ci siamo, ne approfitto per la storia della prima mano. Adesso dobbiamo aspettare un attimo. La prima mano, questa è una colla, poi ci sono anche dei tutorial proprio, anzi adesso farò anche un video sulle istruzioni, ci sono altri video, facciamo una cosa più concentrata, più mirata. Prima mano, la catalizziamo la colla senza diluente o un goccino di diluente magari d'estate, o se la vogliamo più fluida per certi lavori, ma senza adesso entrare tanto nel discorso. Gli diamo la prima mano e aspettiamo. La prima mano va data e non bisogna avere fretta. 10 minuti minimo da manuale. Possiamo aspettare mezz'ora, un'ora, una notte, 2 giorni, la lasciamo lì. La prima mano è importante, quella che fa da ancorante. Poi la seconda mano è quella che ravviva, fa spessore e ravviva e vado a incollare. Per la seconda mano invece dobbiamo aspettare i tempi giusti, perché la colla sennò si secca troppo e non incolla più. Ma la prima mano, chiedete sempre, la possiamo lasciare anche mezz'ora, un'ora, 2 ore, una giornata, più sta e meglio è. Quindi non aver fretta, ecco, minimo comunque 10 minuti, un quarto d'ora. La prima mano è quella più importante di tutte e due le mani. La lasciamo lì, questa qui l'abbiamo data stamattina la prima mano, 5 ore, 6 ore fa, e adesso la stiamo dando la seconda, poi abbiamo fatto anche altro, se no minimo 10 minuti, un quarto d'ora. Allora, adesso aspettiamo un attimo, poi ecco, intanto che qua asciuga bene la colla, vedete, questa è una maniglia che stiamo facendo, vedete che ha questo bordo, praticamente è questa fascia qua, che invece ancora la facciamo insieme, me la sono tenuta da vedere con voi, che è una fascia di off-white, lunga 2,50, a cui metteremo 7 maniglie poi per l'una. Questa è già chiusa, vedete che ha il bordino. Questo bordino è l'effetto poi del... Questo bordo praticamente viene per effetto della chiusura. Quindi chiudendo poi, dopo lo vediamo. Il bordino è bellissimo perché dà un senso di rifinitura. Adesso non si vede, ma quando viene incollato questo va in risalto. E si vede una cosa raffinata, lineare, pulita, bella, e non, perché ho visto tanti lavori che incollano la maniglia così com'è, cioè col taglio che poi si sfilaccia, ma quello è anche il meno, proprio che è brutto da vedere una maniglia incollata così pulita, cioè pura, senza un bordo, col taglio, almeno questo è il mio gusto. Poi va bene, adesso aspettiamo un attimo, poi andiamo a vedere lì come chiudiamo. Questo processo viene fatto a una, quindi quello che vi dicevo prima è che è un lavoro, diciamo, anche lungo da fare, che è 30 fettucce, sono state in ballo tutto ieri e ancora tutto oggi. E niente, adesso appena è pronto andiamo a chiuderle. Passati 10 minuti, adesso quindi passaggio sempre, andiamo prima a incollare l'anima, diciamo, che ci dà sostegno, ci dà spessore, ci garantisce anche la maniglia più robusta. Andiamo a pressarla bene. Questa quindi sarà poi pronta, diciamo il passaggio successivo è quello di, cioè questo, è quello di andare a chiudere poi su se stessa la fettuccia. Dicevo, un lavoro, diciamo, lungo, laborioso,
una a una, per dire, quelle maniglie lì che stiamo facendo hanno 7 per lato, quindi sono 14. Questo giustifica anche un po', diciamo, i costi. Approfitto anche per dire che, come sempre vedo sui forum, a volte che dicevano quando incolla, c'è gente lì sui forum dei gomonaute che poi lascia i pesi, i mattoni per giorni. Con le colle professionali bicomponenti non serve lasciare, mettere i pesi su, dopo l'incollaggio, va fatta sempre e solo la pressatura delle superfici, che sia una fettuccia, sia una riparazione, qualsiasi cosa, va fatta solo la pressatura fatta bene, accurata con la spatola, pressare bene, accoppiare bene le superfici senza bolle d'aria e poi lasciata lì, non vanno messi i pesi sopra, eh? Quelle sono leggende, sennò per fare un gommone ci metteremo un anno a lasciare i pesi su ogni incollaggio. Pressiamo bene. E questo è il risultato, cioè la fettuccia che andrà poi a essere incollata, il passante, diciamo. Prossimo passaggio, andiamo a vedere questo. Ecco, vedete, questo qua è un esempio. Ecco, questo forse è un caso, diciamo, più unico che raro. Questo è per un cliente che ci ha mandato già lo schema di come voleva realizzata la maniglia. Però in genere questa è la prima volta che... Non è mai così, di solito ci danno le misure, poi noi ci sono delle misure standard, quindi si ricavano queste, in questo caso lui voleva 7, però 7 sarebbero uscite da una lunghezza tipo questa che è 2,50, alla fine poi ne vengono fuori una misura matematica. Però insomma il cliente ci ha mandato questo foglio già bello preciso. Niente, andiamo a vedere anche poi l'incollaggio qui del bordino e poi continuiamo. Dopo aver creato tutte le fettucce che ci occorrono, andiamo a fare il bordino, la nostra maniglia. Sempre colla. Niente, adesso aspettiamo i soliti 10 minuti per la seconda mano e poi andiamo ad incollare. Allora, sono passati 10 minuti, la colla è, diciamo, pronta al tatto, andiamo a chiudere, lo facciamo sempre per ottenere questo bordino. Bordino si può fare da 1,5, 2, diciamo che questo qui col 2 ha una bella armonia, è giusto. Senza è brutta, veramente brutta. Cioè senza, più che altro stanno bene senza quelle singole, lì va bene, cioè, anzi è anche troppo. Anche se io, quelle di Roberto su Marlin avevamo fatte, erano molto belle, però non è necessaria sulla maniglia singola.
Ok, adesso abbiamo ottenuto la base della vaniglia con il nostro bordino. Anche a prendere le misure, a tracciare, e andiamo avanti ancora. Allora, una volta incollati i bordini, vengono segnate con distanze matematiche, diciamo, per farci stare proporzionalmente tutte le fettucce volute, e andiamo a infilare quelle che abbiamo fatto prima, per poi incollarle in un secondo momento. Vedete, sono stati fatti i tagli con distanze equivalenti tra di loro, altezze tutte uguali. In giro si vedono anche, purtroppo, maniglie con altezze diverse. Se ci fate caso, spesso quando vedo i post di alcuni lavori, riparazioni tubolari, si vedono le maniglie con le altezze tutte diverse, perché chi le fa, non so come mai, non bada o non conta. Quindi non è che c'è chissà che lavoro, vanno rimisurate tutte un metro. Quindi non è che bisogna essere dei geni, Andiamo a misurare tutte le maniglie, il cavallotto, che sia sempre la stessa misura. Perché vedere quelle cose che vediamo in giro, allucinanti, e ce le controlliamo tutte. In questo caso sono perfette perché mi sono fatto i segni. Comunque ricontrolliamo sempre le altezze. Quante volte, adesso magari uno per non ha l'occhio, non le nota, ci sono le maniglie in giro su alcuni gommoni, ma anche tubolari nuovi, con una maniglia con il cavallotto alto, uno medio, uno basso, uno quasi rasoterra, uno più alto, uno medio. Cioè, robe incredibili. Quindi, misure tutte uguali, pezze, sempre uguali, vedete? Tac, tac, tac. Basta poco, non è che c'è da fare. Andiamo a incollare tutte le fettucce sotto, sulla base. Adesso, senza farla lunga, comunque vengono una alla volta, ovviamente sempre pulite bene le superfici col suo diluente. Andiamo a mettere colla una a una. Vedete, questo lavoro oggi, per queste maniglie e quel paio lì, siamo in ballo da un giorno. Quindi diciamo che tra materiale, lavoro, questo giustifica anche il costo, che a volte può sembrare magari tanto, ma c'è dietro un sacco di lavoro, come vedete. E io ho fatto vedere un centesimo perché non volevo fare video lunghi e magari anche noiosi. E continuiamo così per tutta la lunghezza della mano. Colla 1 a 1. E continuiamo così. Adesso andiamo avanti, non facciamo video lunghissimi e noiosi. Quando abbiamo terminato di incollare, andiamo a vedere come è venuto poi il prodotto finito. Eccoci, allora, questo è il risultato finito delle maniglie che abbiamo appena visto. Ho saltato un po' tanti passaggi perché non voleva neanche essere un tutorial, ma voleva essere solamente un po' una, così, diciamo, un documentario, ecco, su come vengono realizzate, e soprattutto, più che documentario, anche per spiegare che lavoro lungo e laborioso c'è dietro a anche solo a una maniglia. Il settore dei gommoni così è molto, è tutto artigianale. Tante volte
quando parlo sembra che con clienti o persone che hanno anche gommoni o i tender, sembra che queste vengano fatte a macchina, non so, ci sono dei robot, come, non è chiaro. Diciamo, nel settore dei gommoni c'è tanta manodopera, manualità. È un lavoro veramente di sartoriale su tutto, dalla maniglia ai tubolari, all'installazione. È fatto tutto completamente a mano. E anche per quello che ci tenevo a questo video, anche solo per delle maniglie che uno neanche si chiede da dove arrivino, sono tutte fatte a mano. Niente, spero che vi sia stato anche così carino, interessante da vedere. E niente, queste maniglie qui adesso queste sono per un cliente, le spediamo, vengono già spedite carteggiate, quindi c'è solo da poi da mettere la colla sul tubo, da carteggiare, segnarle sul tubo, carteggiare il tubolare, queste vengono già date carteggiate, queste c'è solo da incollarle. Comunque a volte vedo che certe persone, i clienti che comprano queste maglie sono o i cantieri che magari non hanno materiale, non lo sanno fare, oppure anche quelle piccoline singole, ci sono tanti privati che le comprano e se le mettono da sé, non è difficile mettere quelle piccole. Anche queste sono state pronte, queste dobbiamo metterle noi domani su un gommone che andiamo a far fuori. Ecco, mi sono dimenticato di dire prima che sul nostro sito trovate anche poi tutti gli anelli gancia D, cioè gli anelli con il gancio porta tendalino. Non mettete, non attaccate i parabordi alle maniglie. Mettete un gancio in acciaio incollato, piuttosto veramente dello stesso colore della maniglia, oppure anche di lato o sul tubolare. Ma ho visto che tanti agganciano il parabordo qui e poi la maniglia si storta tutta, diventa bruttissima. Ecco, un'altra bella idea che abbiamo già fatto più volte è mettere il gancio tra una fettuccia e l'altra. Quindi una all'inizio per il tendalino, magari per la cimetta del tendalino, e una a metà o anche una alla fine per il parabordo. Stesso discorso come la fettuccia qui che entra e riesce, quindi rimangono gli anelli a scomparsa. Non mettete i parabordi sulle maniglie perché si rovinano. Va bene, comunque questi li trovate sul nostro sito, li abbiamo di tutti i colori, dal Military, Neptune, Arctic, bianco, arancione, nero, di tutte le forme e le dimensioni, sia in PVC che in neoprene, adesso ne ho preso alcuni, da 9, quelli piccolini, tipo questo, 9, 11 e poi tutte le misure richieste, se vi serve qualche misura o qualche fatta a rettangolo, a triangolo, insomma i ganci noi li facciamo con l'intaglio laser, quindi si possono fare di tutte le forme e dimensioni. Niente, ci vediamo al prossimo video e un caro e grande saluto a tutti. Ciao ciao!